Alberto Food Market Super Coal. La freschezza prima di tutto. Via Terno 78, Brecciarola di Chieti. Telefono 0871 6843 50. D'Alberto Food Market, forniture per la ristorazione. Meccanica Leon di De Flavis Adriano. Costruzioni meccaniche di precisione e progettazioni meccaniche. Via Erasmo Piaggio, zona industriale Parco Paglia, Chieti Scalo. Telefono 0871 552173. www.meccanicaleon.it. Agrifer, ferramenta, edilizia, elettrotensili, giardinaggio, irrigazione, concimi, agrofarmaci, sicurezza. Via Cerreto 7, Francavilla al mare. Ottica De Simone, da tre generazioni al tuo servizio. Ottica De Simone, in Corso Marruccino 29 a Chieti e in Viale Nettuno 10 a Francavilla al mare. In un ambiente intimo e familiare, tutta l'esperienza al tuo servizio per la bellezza e la cura dei tuoi capelli. Parrucchiera Milva, Piazza Zambra, Manopello Scalo, 085 85 61 488. Onoranze funebri L. D'Emilio, via D'Annunzio, Manopello Scalo, www.onoranzefunebridemilio.it. Caffè L'Unic, un caffè da gustare, presenta Buonasera a tutti, bentrovati a questa nostra trasmissione. Questa sera parliamo e conosciamo un po' più da vicino un personaggio del foro, un po' il principe del foro di Pescara, posso dire così, l'avvocato Marco Alessandrini. Ciao. Buonasera, buonasera a tutti. Come va? Va benissimo, meglio di così. Siamo negli studios di TVQ così belli e colorati, un'occasione di incontro e poi queste, diciamo, sono giornate movimentate per quanto mi riguarda. Sì, perché la politica è proprio movimentata, quella nazionale, quella locale, tutte. Insomma, tutti gli angoli dove si parla di politica c'è qualcosa. Beh, che... è un po' come per, diciamo, il calcio, lo sport, insomma, è un argomento che fa discutere, quindi c'è attenzione, se... anche un po' di distacco, diciamo, degli ultimi tempi. Se ne parla troppo, secondo te, ma anche di sport, visto che parlate di sport, e di politica, sono i due argomenti principi. Beh, insomma, diciamo che sono argomenti massicciamente presenti sui media, sui social network, però indubbiamente, insomma, per chi ha voglia di confrontarsi con altro, la scelta è davvero ampia. Senti, noi avremmo dovuto incontrarci una ventina di giorni fa, quindi l'invito risale a qualche decina di giorni, insomma. Non c'era ancora la candidatura ufficiale per sostenere queste elezioni comunali, ma parliamo delle elezioni di maggio, mentre invece il mese prossimo c'è? Beh, diciamo il mese prossimo, il 9 marzo in particolare, ci sono le primarie per la scelta del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra. Io, come si dice, sono sceso in campo, l'ho fatto, diciamo, circa una settimana fa, lo faccio sull'onda, insomma, di un altro sondaggio che ti dava vincente, ti ha dato vincente. Diciamo, io non credo alla, diciamo, religione dei sondaggi, tuttavia un'indicazione incoraggiante che ha, insomma, fatto sì che intorno a me si raccogliesse un pezzo importante del centrosinistra pescarese e dunque insieme ci approssimiamo a questa grande sfida. Quindi questo è stato determinante nel convincerti a scendere, come dire, in campo, anche se in campo lo eri già sceso nell'ultima tornata elettorale per ciò che riguarda il sindaco di Pescara. Sì, diciamo, commentando un po' questa vicenda, ho scherzosamente detto che a volte ritornano. Questo perché? Perché già 5 anni fa, nel 2009, avevo avuto questo grande onore di rappresentare in qualche modo il centrosinistra come candidato al comune. Certamente nel 2009 c'era una stagione molto particolare, una stagione per cui l'opinione pubblica era ancora scossa dalle eclatanti vicende giudiziarie che avevano portato agli arresti eccellenti che tutti ricordiamo, e quella partita del 2009 è andata a finire come è andata a finire.
distanza di 5 anni, io diciamo avevo in primo luogo pensato, non è mia abitudine propormi, io sono un timido, quindi diciamo forse una cosa un po' atipica, però poi a un certo punto si sono verificate delle condizioni per cui è ritornata la possibilità di questa mia candidatura e io ritengo che sia appunto non solo un grande onore ancora una volta concesso, ma anche e soprattutto una grande responsabilità alla quale non ho pensato di sottrarmi, perché penso che oggi come oggi, è vero, tutti parlano di politica, però ne parlano male perché c'è distacco, perché una serie infinita di scandali ha fiaccato la fiducia delle persone, perché c'è l'antipolitica. E però la sfida è proprio quella della politica, diciamo, dal basso, di prossimità, perché la porta del sindaco, se io sarò sindaco, sarà sempre aperta per tutti i cittadini che vorranno venire a parlarmi. Non ci sono gli scranni di Montecitorio con quei soffici velluti. C'è la, diciamo, amministrazione che io credo sia di frontiera, e quindi questo mi dà il senso dell'impegno e della responsabilità che c'è davanti in questo percorso. Quindi se dovesse vincere Alessandrini, non solo le primarie ma poi anche le elezioni, porte aperte comune in tutti i sensi? Io credo questo. Innanzitutto mi impegno per l'appuntamento del 9 marzo, perché le primarie sono un momento importante, certo, nella vita, diciamo, è anche un elemento fondante del Partito Democratico, perlomeno del nuovo Partito Democratico. E quindi il fatto che la scelta della classe dirigente avvenga dal basso, come dicevo prima. Poi mi impegnerò per vincere le elezioni secondarie che si terranno nel finire di maggio, e se naturalmente questo percorso dovesse andare a buon fine, io sono sicuro di una cosa, e cioè che per recuperare questa credibilità perduta occorra aprire le porte del comune e non chiuderle. Io non so se lei lo sa, ma oggi come oggi il comune di Pescara ci sono dei tornelli che regolamentano l'accesso, un dato simbolico che, insomma, su cui invito a riflettere. Senti, a livello nazionale vale la popolarità, cioè la gente si riversa un po' in massa poi andare a votare, ma nelle elezioni, quando si parla di primarie, la gente bisogna un po' prenderla per mano per portarla a votare, questo è vero, no? Quindi c'è il rischio che se non si fa un'azione di marketing vera e propria, magari anche se si potesse vincere, non si vince perché la gente che voleva te non ti vota perché non va a votare. C'è questo rischio? Beh, diciamo, io sono sicuro di un fatto, e cioè da ciò l'impegno mio e delle persone che mi sostengono, quello cioè di diffondere la notizia che ci sono le primarie e che io sono candidato alle primarie, perché l'auspicio naturalmente è quello della più ampia partecipazione possibile. Si dice, è un'espressione un po' abusata, però è veramente un festival della democrazia, perché diciamo che poter scegliere i propri rappresentanti mi sembra importante, specie in un'era in cui sono note le polemiche, i parlamentari della Repubblica sono nominati e non eletti, come è noto. Allora credo che questo serva ad aiutare per, diciamo, riavvicinare la cittadinanza, il corpo elettorale a un'idea di politica più partecipata e più attiva. Senti, parliamo di quello che sta succedendo a livello nazionale, poi torniamo a Pescara. Quello che ha fatto Matteo Renzi è una bella azione, un'azione politica che bisogna fare, o perché ha fatto, come dire, una furbata, fra virgolette? Allora, io ho visto in Matteo Renzi la grande speranza, insomma, se fossimo negli Stati Uniti e parlassimo, no, The Great White Hope, la grande speranza bianca per il titolo dei pesi massimi, cioè colui in grado di portare il centrosinistra al governo del paese. Lui ha vinto brillantemente le primarie. Ed è però, dal mio punto di vista, diciamo, mi ha un po' sorpreso l'approdo a Palazzo Chigi, nel senso che mi sarei aspettato, visto il percorso precedente di Matteo Renzi, che ciò avvenisse attraverso le urne. Però mi rendo conto che poteva avvenire in modo quasi naturale, perché poi è il capo del partito, quindi... Eh sì, però diciamo che la politica ogni tanto ha delle accelerazioni. Io guardo con grande attenzione e anche speranza il percorso inaugurato da Matteo Renzi, il primo premier più giovane di me, io ho 43 anni, lui 39, che credo darà tutto se stesso in qualche modo in questa grande impresa. E quindi, diciamo, nonostante questo percorso iniziale mi abbia fatto storcere un po' il naso, credo che, insomma, ci sia una grande partita anche lì in atto. È una forzatura che gli porterà bene, o secondo te ha perso qualche punto, insomma, verso lo stesso partito, verso il PD?
Io penso che, appunto, io però non credo alla religione dei sondaggi, probabilmente ha perso qualche punto, ma lo riguadagnerà se realizzerà le cose per cui si è impegnato, riduzione della costi della politica, rilancio del lavoro e anche, io credo, un senso di, diciamo, credibilità delle istituzioni, insomma, io credo. Lui ha conquistato la gente, ha conquistato il popolo, però è, come dire, supportato dai poteri forti, dalla finanza pubblica, privata, dai grandi banchieri, dei grandi industriali. Ma i poteri Non va un po' a forti, cozzare contro il popolino, voglio dire. diciamo, i poteri forti sono, diciamo, una di quelle leggende metropolitane i cui contorni non sono esattamente chiari. Matteo Renzi è arrivato a Palazzo Chigi perché ha vinto le primarie, in quanto il 65% di 3 milioni di persone lo ha indicato. Fra questi certamente ci sono anche, diciamo, banchieri, finanzieri, ma ci sono anche insegnanti, operai. Insomma, Ma francamente anche non perché da. chi ha molti soldi da investire cerca sempre di puntare su un cavallo Diciamo che vincente almeno. naturalmente esiste anche questo perché per fare politica, diciamo, occorrono anche, diciamo, specie se vuoi fare il primo ministro, Certo. ecco, occorrono sicuramente anche delle Qualità, risorse beh, per certo, sì. affrontare campagne nazionali, eccetera. Però, diciamo, questo avviene in tutte le democrazie occidentali e quindi certo non mi scandalizzo, tanto più che oggi di fatto il finanziamento pubblico ai partiti è stato enormemente sforbiciato e quindi le campagne elettorali, prossime venture, dovranno basarsi sulla capacità di ciascun candidato di fare raccolta fondi sostanzialmente. Un po' di fantasia, insomma. Ma la raccolta fondi solitamente si fa attraverso il popolo. Obama, come gli americani, insomma, scrivono le lettere ad ognuno, no? Cioè, voglio dire, un industriale può mettere i soldi che vuole da privato per così finanziare una campagna elettorale di questo o quel personaggio politico. Diciamo, Questo. ci sono, diciamo, distinguiamo i due campi. La gran massa, le citava Obama prima, le sue elezioni ultime hanno mostrato Trasmissione come. Cinema, tu continui a dare l'esempio, Cioè va io ogni bene. tanto Sì, esondo. vabbè. Diciamo, grande capacità di raccolta fondi anche con le piccole donazioni da un dollaro che puoi fare con un SMS, con un click del tuo telefonino. Naturalmente, negli Stati Uniti il fenomeno del lobbismo è molto più chiaro e trasparente e, diciamo, no, è noto. Non so, mi viene in mente, da sempre l'industria delle armi vota per il partito conservatore, comunque. Mentre da noi esistono comunque dei limiti posti dalla legge per le votazioni. Io penso che il punto sia semplicemente quello di rendere tutto questo trasparente e chiaro. Per cui io mi approssimo a fare una campagna elettorale, i miei, diciamo, se qualcuno vorrà contribuire alla mia campagna, tutto questo sarà reso pubblico. Perché credo che ci sia un elementare bisogno di chiarezza e trasparenza per capire cosa c'è dietro questo o quell'altro Anche perché mi candidato. sembra giusto da privati cittadini poter dare una mano a chi, al personaggio che ognuno crede, insomma, no? Penso proprio di sì. Ci fermiamo solo un minuto per un po' di pubblicità, però prima volevo ricordare che siamo in edicola con il nostro giornale di pittelerie, posso dire così, in tutte le edicole italiane, sì, dove potrete gustare alcuni servizi anche di sport, ma soprattutto di pittele, come si dice in abruzzese? Pettile, Pettile, pettinerie. pettilerie, hai detto bene. Vai Leo. Chest to chest, nose to nose. In Corso Italia a San Buceto, Braccio Pizza. Signor Emanuel, titolare pizzaiolo di questo del ristorante. Sì, grazie. Noi diciamo che abbiamo questi menù vantaggiosi, partiamo così dicendo dei nostri menù pizza, bruschetta, patatine con la bevanda a soli 9,90 euro. Poi partiamo dalla carne, l'ottima entrecotto, una tagliata a 15,90 euro con rucola, pachino, patate al forno, tutta una serie di servizi in più, abbinati al prezzo. Si parla tanto di crisi, ma a vedere la gente che c'è questa sera, evidentemente o la pizza è troppo buona e costa poco. Così dicono. Adesso piano piano andremo a fare anche il mondiale a Parma, il 7, 8 e 9, quindi speriamo bene di vincere questo mondiale. Qui ci siete abituati a vincere i mondiali di pizza. Sì, è la zona proprio. Ma voi fate solo esclusivamente pizzeria o anche qualcos'altro di ristorazione? No, no, abbiamo anche tutto alla brace, arrosticini di ciliegia, belli grandi, 30 grammi, 30-32 grammi, arrosticini di fegato, fiorentina, tagliata al momento, tutto in base ai vari tranci. Che dire? Venite a trovare così vedrete meglio. Il segreto per lavorare qual è?
Il segreto per lavorare è saper tenere la gente, questa la devi saper trattare, cioè comunque devi dargli un occhio di riguardo, tanti piccoli particolari che tutti messi insieme poi riescono a, come dire, a creare una location o un luogo dove ritrovarsi e andare. Soprattutto cose genuine. Sicuramente, tutto prodotto, diciamo, tutto di alta qualità, anche avendo questi prezzi comunque riusciamo a mantenere una qualità medio-alta, quindi da provare, da provare. Via Italia, San Buceto, pizzeria? Bracio Pizza, la voglia che ti sfizia. D'Alberto Food Market Super Coal. La freschezza prima di tutto. Via Terno 78, Brecciarola di Chieti. Telefono 0871 6843 50. D'Alberto Food Market, forniture per la ristorazione. Meccanica Leon di De Flavis Adriano. Costruzioni meccaniche di precisione e progettazioni meccaniche. Via Erasmo Piaggio, zona industriale Parco Paglia, Chieti Scalo. Telefono 0871 552173. www.meccanicaleon.it. Agrifer, ferramenta, edilizia, elettrotensili, giardinaggio, irrigazione, concimi, agrofarmaci, sicurezza. Via Cerreto 7, Francavilla al mare. Ottica De Simone, da tre generazioni al tuo servizio. Ottica De Simone, in Corso Marruccino 29 a Chieti e in Viale Nettuno 10 a Francavilla al mare. Bene, riprendiamo la nostra trasmissione con l'avvocato Marco Alessandrini, candidato alle primarie del PD per sindaco di Pescara. Sarà un avvocato ancora una volta il sindaco di Pescara? Perché siete in sette alle primarie, no? Diciamo che... Psicologo, c'è un po' di tutto. Diciamo, oltre ci sono altri avvocati candidati, quindi naturalmente la possibilità che sia un avvocato, il sindaco in carica è un avvocato, quindi diciamo c'è una possibilità, ma d'altronde gli avvocati insomma riempiono l'Italia che ha un numero di avvocati molto alto in controtendenza con tante altre realtà europee. Dico sempre questo, a Roma ci sono più avvocati che in tutta la Francia, questo per capire. Sì. In Italia ce ne sono troppe, sì. Ma c'è lavoro per tanti avvocati così, Pescara poi c'è veramente tantissimi. Diciamo, credo che sia veramente un problema, la crisi si riflette anche sulle libere professioni e naturalmente l'avvocatura non è esente dai problemi di, insomma, di grande difficoltà, di crisi, di contrazione del mercato, di grandi numeri, quindi diciamo è dura. Senti, Masce e Testa si dividono la torta del centro-destra e questo è un grosso favore che fanno al centro-sinistra. Ma diciamo, a leggere le cronache di questi giorni sì, penso però che la vocazione suicida dei partiti, insomma, come di destra come di sinistra... Beh, non sarebbe la prima volta. Sì, io alla fine credo che una quadra la troveranno, ma mi preoccupo per adesso di vincere le primarie del centro-sinistra, poi si vedrà. Tu sei appassionato di gastronomia, più che enogastronomia, quindi bevi poco, solo gastronomia. Diciamo che cerchiamo di non scrivi farci mancare nulla. Scrivi anche per un giornale online, dico bene? Prossimamente farai un libro di tutte queste tue recensioni. Beh, diciamo che io coltivo qualche hobby perché diciamo, mi piace vivere la mia socialità a 360 gradi e scrivere è una cosa che mi è sempre piaciuta, scrivere di gastronomia ancora di più, perché come si può vedere non disdegno la tavola, allora questo che è nato come hobby, cioè scrivere delle recensioni su Facebook, adesso faremo un libricino previsto a prescindere ancora prima di questa vicenda delle primarie, insomma, quindi è un hobby. Senti, ti ha mai detto qualcuno che a parte il colore della pelle hai dei lineamenti di Barack Obama? A dire il vero... Poi sei stato ultimamente negli Stati Uniti. Sì, io diciamo amo il mondo anglosassone, gli Stati Uniti in particolare. Nel mio studio c'è un bellissimo fotomontaggio che mi ha fatto un mio amico nel 2008 in occasione della mia prima campagna elettorale, cioè da una parte c'è una mia foto con dietro la torre del comune e dall'altra una foto di Barack Obama con la Casa Bianca, insomma. Quindi le somiglianze sono queste. Poi naturalmente Obama è stata una svolta culturale, storica, fortissima, il primo presidente nero e, diciamo, che ha riportato entusiasmi, partecipazione
e che chiaramente ha vissuto anche difficoltà nel corso del proprio mandato, ha combattuto per la rielezione, 4 more years, 4 anni in più, e adesso concluderà entrando senz'altro nella storia, perché tutti, insomma, i presidenti degli Stati Uniti che fanno questa doppietta, cioè restano in carica 8 anni vincendo 2 elezioni, sono destinati in qualche modo a essere ricordati. Penso a Clinton nel, diciamo, degli anni 90, la terza via si diceva allora, insomma, il socialismo europeo, Blair, Clinton, da noi c'era l'Ulivo, e poi, insomma, le cose cambiano, adesso c'è Renzi, c'è Obama, insomma, è tutto in movimento. Renzi sicuramente ha portato una ventata di gioventù, no? Ha senz'altro contribuito molto a svecchiare, io credo anche a umanizzare questo mondo della politica. Svecchiarlo sicuramente molto, attraverso anche i ministri. Sì, sì, beh, diciamo, naturalmente la squadra di governo è anch'essa un'età media giovane, perché è in linea con la guida, appunto, di Renzi. E indubbiamente forse per la prima volta i quarantenni si confrontano con l'esercizio del potere, una circostanza non comune, perché l'Italia è sempre stato un paese gerontocratico sostanzialmente, no? Basta guardare, appunto, la storia di chi ha fatto il Presidente del Consiglio all'età media, ma anche come funziona nelle aziende, nel mondo dell'università, insomma. Non è un paese per giovani, però è un segnale cui speriamo seguano fatti concreti. Senti, la storiella che vuole Matteo Renzi, figlioccio di Berlusconi, la sua andata ad Arcore, questa loro sintonia, insomma, questa ministra Guidi che è un'amica di Berlusconi, cosa... Allora, diciamo, a Renzi, insomma, hanno ripetuto forse fino all'eccesso questa famosa storia di Arcore. Lui poi in qualche modo si è rifatto, perché l'ha ospitato nella sede del PD anni dopo. Però a prescindere da questo, Renzi è, a mio avviso, il primo leader politico post-ideologico, e quindi ha inevitabilmente familiarità, assonanza con i nuovi mezzi della comunicazione, che sono queste telecamere e gli affini. Berlusconi è stato un grandissimo comunicatore e credo che avere di queste cose sia affinità molto utile. Quindi da questo punto di vista sono senz'altro due grandi comunicatori. Poi nella sua andata ad Arcore c'era la figlia Barbara che gli ha detto che si sentiva ben rappresentata eventualmente da un uomo come lui al governo. Vabbè, credo sia stato, come si dice, un bel endorsement, una bella benedizione, un passo, perché in fin dei conti ma secondo te ci ha provato Berlusconi a farlo passare dall'altra parte? Secondo me sì, però fortunatamente esiste l'idealità nelle persone, il senso di appartenenza, che è una cosa importante. Certo. Senti, parliamo delle elezioni regionali, perché ci sono le elezioni regionali in Abruzzo, a parte Pescara, a parte tanti altri paesi. I giochi sono già fatti secondo te? Diciamo, le primarie del 9 maggio sono anche le primarie in cui il popolo del centrosinistra indicherà il proprio candidato governatore. Tutto lascia presagire che sarà una passeggiata trionfale per Luciano D'Alfonso, il quale poi però anche lui dovrà confrontare con l'impegno che egli profonde sempre nelle campagne elettorali, nelle elezioni secondarie, che ovviamente sono complicate, perché oltre al centrodestra in questo momento esiste un quadro politico frammentato, c'è la presenza del Movimento 5 Stelle che ha accreditato di numeri importanti, e quindi, diciamo, bisogna fare conti con questo clima. Però io sono fiducioso in ordine al fatto che poi alla fine il centrosinistra abruzzese potrà sorridere. Non c'è un po' di raffreddamento verso Luciano D'Alfonso? 2 anni fa tutti lo davano per sicuramente vincente, eccetera. Qualcuno adesso non è proprio tanto sicuro che possa lui rappresentare l'Abruzzo e essere eletto in Abruzzo, insomma. Io vedo che D'Alfonso, diciamo, è sempre un politico molto combattivo, e quindi sicuramente si impegnerà allo spasimo per ottenere questo risultato, per proporre una nuova visione regionalista. Poi questo lo diranno le urne. Cioè, certo. Io vedo che lui è uno dei pochi leader politici attorno al quale c'è un movimento, tangibile, sì, consenso. Poi se questo arriverà fino alla maggioranza ce lo dovranno dire le urne. Certo. Noi lavoreremo, diciamo, in questo senso, senz'altro. Gianni Chiodi, secondo te come ha lavorato in questi ultimi 5 anni? Gianni Chiodi credo che, insomma, abbia
avuto una visione un po' ragionieristica, se posso permettermi questa notazione, della gestione regionale. Mi sembra anche che il carico di responsabilità e poteri che sono piovuti addosso alla luce del terremoto, abbia creato qualche problema di funzionamento e di gestione dei problemi medesimi. Naturalmente non è indifferente, insomma, le vicende che taluno definisce private, che io invece ritengo pubbliche, perché comunque chi gestisce denaro pubblico deve essere trasparente, e vedremo anche questo quanto influenzerà l'opinione pubblica. Avrebbe probabilmente, come dire, considerando che ha avuto la grande vetrina mondiale, poteva fare forse, poteva essere qualcosa di più di quello che è, no? Si può dare di più, come dice, canta una vecchia canzone sanremese appena concluso. Senti, parliamo di quello della tua famiglia. Tu sei sposato, fai l'avvocato, fai politica per passione? Sì, sì, io diciamo ho cominciato... Da quando c'è stata la tua candidatura a sindaco di Pescara, che poi hai perso contro Massa, no? Io, diciamo, nasco politicamente nel 2008, una stagione in cui c'era Walter Veltroni, leader del neonato Partito Democratico, che univa a sé le due grandi anime, insomma, del centro-sinistra sostanzialmente, la tradizione cattolica, la tradizione riformista. E quella, diciamo, per me è stata la stagione della, fra virgolette, chiamata alle armi, perché il progetto veltroniano, io sono un, diciamo, amo il concetto di bipolarismo, e quindi, diciamo, questo mi ha dato spunti e stimoli. Era cominciato con una candidatura al Comune di Pescara, quella consigliatura è durata poco e poi è successo. Sono passando un po' d'acqua sotto i ponti. Senti, tu sei figlio di Emilio Alessandrini, magistrato ucciso dalle Brigate Rosse negli anni 70. Mm-hmm. Lui faceva il magistrato, il figlio ha scelto l'avvocatura. Mm-hmm. La controparte, insomma, è stata una scelta mirata o perché? Diciamo che esiste una certa tradizione familiare. Mio nonno faceva l'avvocato, mio padre faceva il magistrato, io faccio l'avvocato. E diciamo, si rimane sempre sullo stesso campo di battaglia, in un certo senso. La giustizia, che è un po' la mia casa, nella quale, quando finirà l'esperienza politica, io senz'altro ritornerò. Quindi sei solo prestato alla politica in questo caso? Io tengo molto alla mia autonomia e indipendenza, poiché non sono un politico di professione, il mio lavoro è molto importante. Senti, è già passata mezz'ora, vedi, passa come velocemente. Vuole il tempo. Avvocato Marco Alessandrini, candidato alle primarie a sindaco di Pescara, per presentarsi come candidato a sindaco di Pescara. Io ti faccio tanti auguri. Vuoi pensare un attimo come chiudere questa trasmissione? Facciamo la Marzullo, ti fai una domanda e ti rispondi da solo. Ci puoi pensare? Io intanto volevo soltanto ricordare il ristorante Vecchia Silvi, che sabato prossimo tra l'altro fa una bella manifestazione di enogastronomia, dove siete tutti invitati a partecipare. È chiaro che bisogna pagare per la cena, quindi non si mangia gratis. Vecchia Silvi, ristorante Vecchia Silvi, si trova a Silviata in provincia di Teramo, e poi vorrei ricordare il ristorante Tibionta Suisse, il ristorante hotel che si trova a Passo Lanciano, dove tutti i giorni si possono gustare i piatti della gastronomia locale e assaporare l'aria salubre della Maiella. Marco Alessandrini. Ma allora mi viene in mente, in omaggio a quell'amore per l'America, il non chiedete cosa il paese può fare per voi, ma cosa voi potete fare per il paese. Cioè sostanzialmente l'idea che ci si debba mettere in gioco al servizio della collettività sostanzialmente. E quindi mi piace l'idea della responsabilità individuale e la consapevolezza che questa responsabilità individuale va coniugata insieme agli altri. Io sto usando in questi giorni il concetto della corsa. Io, diciamo, come sport ho abbandonato l'amato basket per problemi, diciamo, tecnici, corro, e la corsa mi pare una metafora della vita e anche della politica, cioè che si fa strada insieme. La linea c'è per correre, quindi... Benissimo. Bene, allora tanti auguri per le primarie e poi per le elezioni al sindaco di Pescara. Grazie. Grazie Marco Alessandrini. Buonasera. Ciao a tutti, ci vediamo prossimamente. E io sento già la sigla andare, ma posso ancora dirlo. Fra qualche giorno potrete rivedere questa trasmissione su www.myrec.tv. Ciao a tutti, buonasera.